E adesso vediamo, a Cagliari cresce la rabbia per le condizioni delle abitazioni popolari. Vediamo allora Antonello Lai in questo servizio ci racconta che cosa succede. Un palo della Luce in cemento armato, o forse a questo punto disarmato, in via Esmirrionis a Cagliari, piano centro, con il signor Madedo e il signor Canetto. Signor Canetto, voi ci avete chiamato, siete molto preoccupati, perché? Perché è da tempo che sono state inoltrate diverse segnalazioni per quanto riguarda l'insicurezza ormai di questo palo e nessuna di esse è stata presa in considerazione. Dunque ci siamo preoccupati per questo. Voi avete la preoccupazione addirittura dal 99, c'è stato un incendio. Questa cosa va avanti dal 99, che c'è stato un incendio quando qui era tutto, c'erano delle piante, era tutto in abbandono insomma. Poi è successo quello che è successo, infatti se notiamo ci sono anche i fili bruciati lì in alto, però non lo so, e qui è competenza di, non so, dei vigili o di chi, di dovere vedere la situazione in che punto si trova. Cioè, e voi vi siete già rivolti ai vigili? Io chiamai i vigili urbani che mi dissero di rivolgere ai vigili del fuoco, inoltre la chiamata ai vigili del fuoco, dissero che era in competenza dell'Enel, che si sarebbero preoccupati di mandare qualcuno per visionare. Ho capito. Il solito gioco al biliardo o al biliardino, sì. Che tiri la pallina e la rimbalza tutta. Se hanno fatto delle valutazioni, sono venuti, noi non abbiamo visto niente, poi non lo so. Comunque voi avete paura, noi, per l'incolumità della situazione, anche perché qui passano delle persone, anziane, giovani, quelle che sono, e questo palo non lo so se sia in condizione di sostenere quello che... Si denota benissimo la pericolosità, ma assolutamente, cioè dal basso fino alla cima è completamente spoglio del cemento che teneva l'armatura.